intelligenti. Non lo so, vedremo. Siamo in diretta, per caso? Ah, siamo già in diretta, perfetto, ce l'abbiamo fatta, chiedo scusa. Benvenuti nella sezione domande, oggi va tutto a rotoli, però noi non demordiamo, siamo sempre qui. Allora, intanto ti segnalo una domanda, anzi prima prego tutti di fare domande in questa chat live, se potete, in modo che le possiamo proporre a Lamberto. Però intanto te ne propongo un'altra che era emersa durante invece la esposizione del caso Moro. Alex Max 74 dice: Leonardi potrebbe essere stato colpito dalla persona che impersonava Moro seduto dietro? Ma potrebbe. Potrebbe, se Moro è stato effettivamente rapito in chiesa, sì, ci può stare, ci può stare. C'è da dire che Moretti, lo ricito, dice che il gruppo di fuoco è alla sinistra delle macchine, in realtà c'è un killer che spara anche da destra. Quindi la versione di Moretti è brutalmente falsa. Il guaio è che nessuno intende riaprire il caso, almeno che sappia io oggi. Invece per quanto riguarda le nostre conclusioni sulla questione BRICS, quindi sul spostarsi di queste elite apolidi, come giustamente sono state chiamate, anche se tu ci dici che pur essendo apolidi vengono da una certa regione del mondo, insomma sono kazari dell'Ucraina di origine, tu così sostieni, però apolidi sono. Però ecco, su queste conclusioni non sono io che lo sostengo che sono kazari apolidi, sono loro stessi che diciamo dimostrano la loro effettiva provenienza. Quindi io mi limito solo a leggere e a raccontare quello che loro stessi dicono di essere. Quindi non è una mia idea, non c'è nulla di personale in quello che scrivo, non ci sono opinioni, o me ne sono ben guardato da scrivere quello che penso, anche perché via via che fai una ricerca come questa, il senso di schifo sale, quindi se scrivessi quello che effettivamente penso e ho pensato in queste circostanze, non è ovviamente qualcosa di piacevole, perché il sentimento, la sensazione che emerge è che non solo l'Italia, ma direi tutto il mondo quasi, sia in mano a un gruppo di criminali che per loro scopi personali si sono divertiti nei secoli a massacrare miliardi di persone, raccontando a noi di fantomatiche divisioni, e quindi il popolo si scanna e loro prendono i benefici. Ricordo a chi ci sta vedendo e ascoltando che i famigerati nazisti, così definiti, dagli stessi che li hanno finanziati fino al giorno prima, cosa hanno di diverso rispetto a quelli che oggi ammazzano i bambini palestinesi? Direi poco e nulla. Quindi la storia in un certo qual modo si ripete sempre nello stesso cliché. Ci sono alcuni che pagano le guerre, le finanziano, le vogliono per ottenere altri scopi, e ci sono i gonzi, cioè noi tutti quanti, che abboccano a queste forme di divisione, fascisti, comunisti, partite IVA contro non partite IVA, vax, no vax, eccetera. Noi rimaniamo sempre divisi. Lo scontro non deve essere orizzontale tra poveracci, deve essere tra la base, cioè tra noi, e questi pochi criminali che si inventano delle modalità per farci danno. E chi le guerre le paga, chi ne paga le conseguenze, ecco, i secondi siamo noi. Per fortuna in questo periodo storico siamo un po' fuori mano, ma non è detto che non torni l'epoca, anzi addirittura il ministro Crosetto ha detto che probabilmente a breve ci sarà bisogno di chiamare i riservisti, quindi insomma stiamo allerta perché
qua. Ecco, attenzione, perdonami Arturo, è una cosa importante. Allora, a noi hanno raccontato che è stata abolita la leva. È una Fantozzi direbbe una cagata pazzesca. Non è mai stata abolita, è stata sospesa. Cosa significa? Che uomini e donne, non solo uomini, sono tutti soggetti a chiamata nell'esercito italiano, nella marina, nell'aeronautica, in base alla loro età. Quindi c'è poco da gioire. Dato che Crosetto politicamente parla di riservisti, che è l'anticamera del ritorno alla leva obbligatoria nel caso in cui ci sia uno scontro. E dato che, lo ricordo, l'Italia è in stato di emergenza, non si sa per cosa, e quando c'è uno stato di emergenza, il governo legifera, alle spalle del Parlamento, e quindi tutto può essere fatto in maniera legittima. E finché il popolo continua a dormire e continua a pensare che il cielo sia sempre più blu, questi fanno i loro comodi. Come cantava Rino Gaetano, il cielo purtroppo per noi è sempre più blu, eh? Blu con le L'aria stelline, con le strisce, stelline è blu a tonde, e a breve ci saranno anche le elezioni europee, quindi insomma, purtroppo è sempre più blu per noi il cielo. No, stavamo dicendo, ah sì, e poi guarda, aggiungo anche che si sentano poco al sicuro anche coloro i quali hanno espresso, quando ancora c'era l'obbligo di leva, la riserva, no? Come si chiamava? Obiezione di coscienza, che non mi veniva il termine, perché comunque nel giorno in cui serviranno soldati, non abbiate timore che chiameranno anche gli obiettori di coscienza, come stanno facendo in Ucraina, che chiamano vecchi e bambini, quindi quell'opzione dell'obiezione di coscienza mi sa che verrà facilmente superata. Comunque, tornando alle conclusioni, Paola giustamente diceva che sottolineava appunto che queste elite sono apolidi, non riguardano solo gli Stati Uniti, ma questo lo abbiamo detto più volte. Ma che probabilmente molti sostengono che gli Stati Uniti non siano così vicini a una debacle simile a quella che ha avuto l'Europa durante la prima e la seconda guerra mondiale, e che la tanto attesa e annunciata moneta nuova dei BRICS invece è stata ritirata. Quindi probabilmente c'è un rallentamento nel programma. Tu cosa ne pensi? Ma l'ho detto già in tempi non sospetti e anche quando molto cortesemente mi hai chiamato a Brescia a presentare i miei due libri. È molto presto per sbilanciarsi a dire che da una parte sono tutti buoni e bravi, dall'altra, come detto, la punta della piramide non perde mai i soldi, uno perché se li stampa qualora necessario, se li crea dal nulla. Eventualmente li sposta. Questo gruppo Apolide ha già deciso da un po' di spostare il suo asset altrove. Magari può tranquillamente cambiare idea, dipende, perché siamo nel corso di una guerra, ripeto, piaccia o no, siamo in guerra dal 2001 con le Torri Gemelle, quindi l'inizio della crisi per cambiare il sistema finanziario, economico globale. Da Fiat, che è quello che inizia nel 1971, per arrivare alla moneta solo digitale, come vogliono questi signori, come già detto e ripetuto più volte, serve una lunga crisi socio-politica, eventualmente una bella guerra, in modo che poi sia facile per questi signori di dire: risolviamo tutto con la moneta digitale. Lo hanno fatto con la seconda guerra mondiale, l'hanno fatto con l'acuirsi della guerra fredda nel 71 e l'hanno fatto con Napoleone. Quindi, come si dice, squadra che vince non si cambia, finché vinco giochi. Quindi loro sanno che il sistema è collaudato. Peccato che a questo giro
un po' per la tecnologia che è in uso. Cito il generale Fabio Mini, il quale dice, Fabio Mini, comandante, ex comandante NATO Sud Europa, l'arma climatica esiste, non è controllata dai militari, definisce lui, ma da gang, multimiliardarie che determinano le strategie, le scelte, il know-how. Cioè a dire che questa elite ha in mano il controllo dell'arma climatica, che è peggiore dell'arma nucleare, e i militari non sono in grado di gestirla, non la gestiscono. Quindi quello che ci può aspettare può essere uno scenario che va dal rosa al nero, dipende da noi, se ci svegliamo o se continuiamo, ripeto, a pensare che il cielo sia sempre più blu, semplicemente perché non c'è un coprifuoco, non ci sono le mascherine in giro, è molto più subdolo quello che sta accadendo ora. Quindi se domani mattina ci svegliamo e abbiamo il conto azzerato perché le banche dove abbiamo il denaro sono banche private, non ci dobbiamo meravigliare. L'Italia, lo evidenzio, ha quattro banche pubbliche all'insaputa degli italiani, Mediocredito Centrale, che è rivolto alle imprese, ha la Cassa di Risparmio di Orvieto, Cassa di Risparmio di Bari e la Cassa di Risparmio di Teramo, che sono banche pubbliche di proprietà del Ministero del Tesoro. Il suggerimento è di trasferire i soldini lì, perché altrimenti se domani mattina in grandi gruppi decidono di fallire per poter fare meglio i compiti per questa elite, almeno c'è un minimo di paracadute. Detto questo, la situazione è fluida e quindi i BRICS potrebbero essere il futuro rosa, ma è presto per sbandierarlo, non è ancora chiaro. Grazie Lamberto, diamo anche consigli finanziari durante queste dirette. Abbiamo adesso anche il nome di quattro banche di fiducia in cui mettere i nostri risparmi. Sono le uniche banche pubbliche perché una banca che è garantita dallo Stato non fallisce mai e quindi non c'è problema. Diversamente, tutte le altre banche che ci sono in Italia sono banche private. Una banca privata è la strega di un'azienda, domani mattina fallisce e fallendo i soldi che abbiamo nei nostri conti correnti, posto che li depositiamo, diventano di proprietà della banca e non sono più nostri, ma questo pochi lo sanno. Se la banca fallisce, i soldini che abbiamo sul conto, siano essi 10 euro o 20 miliardi di euro, se li tiene la banca con buona pace di quello che se li ha messi dentro. Bene, 20 miliardi di euro ti assicuro non è il problema di nessuno che fa parte di Ancora Italia, però 10 euro è più Era per dire una cifra. probabile. Allora, però andiamo avanti, proprio sul caso Moro, Salvatore Spanò dice il PCI e Berlinguer nel caso Moro sono contro ogni trattativa perché hanno avuto queste direttive da Mosca. Quindi sostanzialmente, scusate, ma ho visto, avevo lo schermo lontano, non riuscivo a leggerlo. Secondo te, Lamberto, c'è così, un'azione anche da parte di Mosca all'interno di questa vicenda? Allora, Mosca indubbiamente c'entra e c'entra come, perché dobbiamo sempre tenere presente che l'Unione Sovietica nasce ed è finanziata da Wall Street e dalla City of London. Questo può dispiacere a qualcuno, ma se ne deve fare una ragione. Lo invito a documentarsi. E quindi è un po' il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. Con Lenin e Stalin si inserisce, loro hanno il compito di inserire la banca Rothschild a Mosca, che fino a quel momento non è stata inserita. Quindi dobbiamo partire da lì. Mosca ha un ruolo, il ruolo ce l'hai come l'ho detto anche prima, c'è l'omologo di Angleton, quindi il capo del controspionaggio del KGB in Italia, è osservatore, non spara, ci mancherebbe, è osservatore, deve vedere che tutto accada come deve accadere. Ricordo che Moro era tranquillo, fra virgolette, perché contava sull'appoggio degli amici russi o sovietici all'epoca,
ovvero nel caso in cui si mettesse male, diceva Moro, non c'è problema, perché tanto, visti i rapporti che abbiamo con l'Unione Sovietica, intendendo rapporti commerciali, di scambio, culturali, eccetera, sicuramente mi avvisano. In realtà, nel caso di Moro, non lo avvisano perché predomina Yalta. E perché predomina Yalta? Perché se fosse andato avanti il progetto di Berlinguer e di Moro in Italia, ovvero la trasformazione del PC in una specie di partito socialista democratico e della DC in una sorta di partito repubblicano americano, qualcosa del genere, il ruolo di Mosca a livello di credibilità internazionale crollava, perché il PC in Italia era il più grosso partito comunista in Europa come numeri. Quindi ha voglia raccontarla. Quindi doveva rimanere un'ingessatura che perdurerà poi fino al 1989, al 9 novembre, quando cade il muro di Berlino. Dopo tutti i giochi si aprono, però i fatti di Moro accadono di via Fani nel 1978, quindi 11 anni dopo cade il muro di Berlino. Quindi Mosca ha un ruolo, assolutamente. Certo, siamo convinti, ecco, che una potenza come quella russa, allora Unione Sovietica, una parte in ogni caso l'abbia avuta, anche perché, insomma, io rimango sempre dell'opinione che fosse una falsa opposizione anche quella dell'Unione Sovietica. Non a caso, insomma, l'Unione Sovietica è stata alleata anche in guerra con gli Stati Uniti, quindi insomma. E in più mi pare che volessero più o meno tutti. Ecco, Paola ricorda che vogliono la depopolazione, la distruzione, l'asservimento. Ecco, dire che tutto deve andare alle multinazionali e niente al popolo, o tutto deve andare alla nomenclatura e niente al popolo, sì, forse cambia un po' la terminologia, però l'obiettivo è sempre lo stesso. Che dici, Lamberto? Esattamente così, assolutamente d'accordo. Cambia il nome, ma il risultato è identico. Beh, da dire che cambia la nomenclatura, ecco, però in realtà no, la nomenclatura sono sempre loro. Ascolta, no, invece in un video, penso quello della puntata precedente, ecco, c'era un'osservazione che faceva Tizzone sulla questione del divorzio tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia. Sappiamo tutti, insomma, che è avvenuto nell'81, che è stato forse il momento dell'inizio della fine, ecco, quello che poi avverrà nel 92 e negli anni seguenti con le privatizzazioni a tutto spiano e l'introduzione dell'euro, eccetera, probabilmente ha inizio proprio lì. Ecco, lui segnalava che, vediamo se ti risulta, che lo stesso Andreatta, in un articolo di 10 anni dopo, quindi insomma attorno al 91, si pensa, sul Sole 24 Ore, confessa proprio, no, che il divorzio ha fatto esplodere il debito pubblico, e parla specificatamente di congiura aperta tra lui e Ciampi, che era allora il governatore della Banca d'Italia, prima che la coalizione di interessi contrari potesse organizzarsi. Cioè, quindi, a tuo giudizio, cioè, c'è questo golpe, chiaramente, ne siamo tutti convinti, ma finalizzato ad anticipare delle forze che ancora erano in grado di opporsi, perché abbiamo visto che Moro era morto, Craxi doveva ancora arrivare, non so, si pensa probabilmente Andreotti o qualcun altro? Allora, la correlazione è che Ciampi riceve l'ordine di far fare la separazione e la affida ad Andreatta, che come noto è un economista. Allora, uno mi deve spiegare, ma mi deve convincere, e non ce la farà mai, che Andreatta fa qualcosa Andreatta è l'esecutore di un atto di guerra contro il popolo italiano. Il mandante è Ciampi, ma Ciampi riceve l'ordine da Washington e Londra. Andreatta, se fosse stato un personaggio che aveva a cuore l'Italia e gli italiani, avrebbe fatto un pernacchione a Ciampi e si sarebbe dimesso.
Invece, in questo modo, Andreatta non solo è complice, ma è l'esecutore di un atto di guerra tremendo contro l'Italia. Quell'atto là è il prodromo del colpo di Stato del 1992, quindi grazie all'atto di Andreatta noi oggi abbiamo qualcosa come 100.000 miliardi di danni dal 92 a oggi, quindi figuriamoci quello che è successo prima, quindi dal 1981 in poi. È ovvio che quella mossa che fa Andreatta su ordine di Ciampi genera un'esplosione del debito pubblico, per forza. Perché lo fa? Lo voglio spiegare bene. Fino a prima del divorzio, lo Stato italiano, o meglio il Ministero del Tesoro, emetteva dei titoli con un interesse basso. Venivano venduti, erano certi, avevi il tuo guadagno, e quelli che non andavano venduti li comprava la Banca d'Italia. Con la separazione accade che vengono messi dei titoli in vendita con un interesse, che so, del 5%, e il mercato internazionale non li compra, perché l'interesse è poco e non gli conviene. A quel punto deve essere alzato il tasso di interesse. Mettiamo che dal 5 si vada all'8, si va al 15%. Allora possono interessare. Quel 15% è in quel momento l'esca per farli comprare. Quindi lo Stato italiano si prende dei soldi per fare delle strade, faccio un esempio. Ma poi li deve rendere. E per rendere quel 15% che non ha, deve, lo Stato deve fare degli altri debiti, quindi emettere altri buoni del tesoro per pagare solo gli interessi. È per questo che il debito pubblico, grazie alla porcata che ha fatto Ciampi e Andreatta, non potrà mai scendere, sarà solo in crescita, e grazie, lo ripeto, a quella porcata criminale contro il popolo italiano, noi siamo costretti oggi, grazie a un altro colpo di Stato, che è quello di mettere il pareggio di bilancio in Costituzione, viene tagliato il welfare per far quadrare i conti che non quadreranno mai. Quindi così ci stiamo dicendo che cosa? Che ci sono dei personaggi che sono anti-italiani, anti-benessere, sono dei criminali contro l'umanità, contro il benessere dell'umanità. Chi ha perpetrato questo ne deve pagare le conseguenze in ambito penale, deve finire in galera. Questo è. Sì, e invece l'unico che verrà punito, perlomeno ad oggi, è quel carabiniere che ha detto qualche giorno fa a una signora in piazza che il suo presidente non è Mattarella, ecco, lui pagherà. Nel frattempo Kraken chiede perché Lamberto scrive nei suoi post social che la fine di tutto sarà nel 2025. Ottima domanda. Allora, secondo chi è che l'ha fatta la domanda? Kraken, scusa? Non penso che si chiami davvero Kraken, però Cracker chiamiamo. Se Kraken non dice il suo nome, io non do la risposta. Scusa, Lamberto, non ti ho sentito? Se Kraken non dice il suo nome e cognome, io sono legittimato a non dare la risposta. Ah, vabbè, no, ma dai, perché ha un nickname? No? Allora no, te la faccio io, Arturo Ferrara, te la faccio io la domanda. Perché tra l'altro non vale, perché anche io sono convinto che, no, non tutto finirà nel 2025, ma una prima fase di questa... Assolutamente sì. Allora, ho fatto ovviamente una battuta, però è ovvio che se uno fa una domanda si deve palesare, perché non è corretto. E quindi, non essendo corretto, io non rispondo a chi non si palesa, per una questione di correttezza verso chi invece si palesa e dice chi è. Quindi non rispondo alla domanda, però concordo con te, non finisce il mondo nel 2025. E non l'ho mai scritto, non lo penso, non ci mancherebbe altro, solo un deficiente lo pensa. Sicuramente si chiudono dei cicli. E quindi, per una serie di ragioni, c'è un tempo specifico entro il quale questa gente deve fare certe cose e non... Sì, comunque, Lamberto, solo per dire, sono nickname, è normale sui social essere registrati con un nickname, a noi compare il nickname. Kraken, se sei in ascolto, dici il tuo nome, così Lamberto nome... tranquillo ti risponde. Fiscale, allora ti rispondo. Non è giusto, perché ci sono, per esempio, persone che
giustamente si palesano, si espongono. Questa qui è una domanda importante, non è una domanda fessa, e quindi, essendo una domanda importante, merita una risposta importante, però io la risposta la do a una persona che ha la spina dorsale di dire come si chiama e dove abita, se no no. Ne va bene, però non lasciare gli ascoltatori senza la risposta a questa domanda, quindi chiunque abbia il nome e cognome registrati rifaccia la domanda, quindi ti frego Lamberto, te la faccio fare da qualcun altro. Così va bene. Così va bene, però chiudiamo quello di. Va bene, va bene. Intanto Nirvana, che è un nome, non è un nickname, la conosco, questa signora. Dice, grazie per aver ricordato che l'URSS era finanziata dai cartelli bancari, ma vorrei chiedere, è possibile che questo legame si sia sciolto dopo il 90? Mi piacerebbe tanto Nirvana, giusto? Nirvana, esatto. Eccomi. Tanto, però io sarei molto felice, ma molto molto felice, visto che Banca Rothschild è ancora in Russia, il giorno in cui Putin la caccia via dalla Russia. Quindi finché la Banca Rothschild resta in Russia, un piccolo pensiero ce l'ho, ecco. Visto che nel mondo ci sono quattro stati canaglia, la Corea del Nord, la Siria, il Venezuela e l'Iran, e sono gli unici dove non è presente la banca Rothschild, sarà un caso, vengono chiamati canaglia forse per quello, credo che un gesto importante sarebbe quello di eliminarla proprio dalla Russia, la banca Rothschild. Allora in questo modo sì che sarebbe un gesto forte da parte di Putin e dimostrerebbe di non avere rapporti, diciamo, con certi gruppi finanziari. Ecco. Aspettiamo ancora che qualcuno rifaccia la domanda di Kraken che mi hanno informato è un mostro, non chiedetemi di che cosa, se è un fumetto, un cartone animato, ma penso qualcosa del genere. Scuotro la testa, ho sbagliato. Niente, è un mostro, comunque è un mostro. comunque. Ti faccio una domanda invece che anche questa risale a qualche tempo fa, un nostro ascoltatore che ti chiedeva sotto un altro video se sei d'accordo perché Giulietto Chiesa parla di trappola americana quando racconta la primavera di Praga. Ecco, quindi ti chiedeva se sei d'accordo, immagino di sì perché non si può non essere d'accordo con Giulietto Chiesa su certe cose. Ma spiegaci magari perché Giulietto Chiesa lo definiva una trappola americana. Sì, allora Giulietto aveva il vizio di dire le cose come stavano a costo di essere poco gradito in alcuni ambienti, e questo è stato un motivo di grande stima mia nei suoi confronti, perché dire le cose che fanno piacere a qualcuno ti guadagni in quel momento l'applauso, però poi i conti si fanno dopo. Quindi le cose, belle o brutte che siano, bisogna dire come sono, a costo di essere poco gradevoli, magari si devono dire un pochino più dolcemente, però è bene che quando si divulgano delle informazioni e quando si fanno delle considerazioni importanti, si dicano come stanno le cose, in modo che dall'altra parte le idee e i contenuti e le opinioni sono pertinenti con la realtà, se no si finisce come il popolo italiano a cui hanno raccontato per tanti anni, tanti decenni delle fesserie, e quindi pensano che Garibaldi sia solo un eroe, e mi fermo qua. La trappola americana, ma non c'è solo quella, è in più luoghi, volendo si potrebbe citare anche la Polonia come trappola. Quello che è stata la guerra fredda è un gioco un po' ampio. Rispondo in maniera indiretta. Chi è che beneficia della vendita di armi? Parlo di quelle importanti, non una pistola. Un missile, abbiamo un'idea di quanto costa, per esempio, un missile Patriot costa poco più di 1 milione di euro, solo un missile.
Quindi c'è un giro di soldi enorme. Chi beneficia del traffico di armi ovviamente è la punta della piramide e quindi è simpatico che noi tutti lavoriamo per accrescere il benessere di qualcun altro e va bene. Dato che sono due soggetti, Stati Uniti e Unione Sovietica, alla fine gemelli, magari non dello stesso uovo, ma gemelli, viene da sé che ci sono dei momenti storici in cui ci sono dei confronti. L'Italia, per esempio, si è confrontata per 40 anni con l'ex Jugoslavia. Abbiamo 600 morti per questo giochetto da parte nostra e circa altrettanto dalla parte dell'ex Jugoslavia per vedere il tempo di reazione. Partivano i nostri aerei caccia verso l'ex Jugoslavia per vedere in quanto tempo venivano intercettati. E la stessa cosa facevano quelli dell'ex Jugoslavia nei nostri confronti. Quindi in fondo al Mar Adriatico, piuttosto che sulle montagne dell'ex Jugoslavia ci sono un po' di carcasse. Questo ha avuto un costo, ma ha avuto anche un guadagno, brutto dirlo. La stessa cosa è stata la primavera di Praga, Solidarnosc, alcuni tentativi Grecia, eccetera, in Sud America in particolare. Da l'una e dall'altra parte c'erano, diciamo, dei tentativi per vedere fin dove ci si poteva spingere, pur rimanendo sacrosanto l'accordo di Yalta. Quindi cerchiamo di guadagnare qualche soldino senza esagerare e mantenere viva un po' l'attività. Alla fine questo è stato, perché Praga accade in un periodo del 56 dove era ancora troppo presto cambiare gli equilibri. Succede in Polonia molto più tardi con Solidarnosc negli anni 80, ma lì ormai la struttura dell'Unione Sovietica è fra virgolette cotta perché i denari, i grossi denari non arrivano più come prima. Quindi dopo c'è l'attacco finale, come ben sappiamo, e quindi il mondo diventa monopolare con Yeltsin che è un pupazzo nelle mani della CIA. Quindi tornando alla domanda, sì, è vero, è una trappola, concordo. Ma una delle tante che ha fatto Washington e altrettante ha fatto Mosca. E Paola ti riporta all'inizio della nostra Repubblica, perché dice all'inizio della puntata, non solo della Repubblica, chiedevo chi ha vinto all'esito del referendum sulla monarchia e Repubblica. Pare la monarchia, però. Perché lei dice che... Chiama Sì. Però, vabbè, in ogni caso specifica dicendo perché la Banca Agricoltura sembra stata implicata nella confisca dei beni di Savoia. Come ha vinto la Repubblica visto l'investimento della massoneria, quindi, ma perché sostanzialmente lei mi pare solo di averla vista questa domanda all'inizio. Lei diceva quali sono le due forze che si contrastavano in quel momento in Italia, quindi chi spingeva per la monarchia e chi per la Repubblica, perché in effetti erano forze contrastanti, tenuto conto del fatto che poi, ecco, va sottolineato, l'hai detto anche tu quando abbiamo trattato la Seconda Guerra Mondiale, che la monarchia di fatto ha combattuto contro l'Italia durante la guerra proprio per favorire gli alleati, in quanto soprattutto la Marina, che era fedele al re, ha clamorosamente Certo. combattuto contro l'Italia nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Quindi, come mai la monarchia è stata, diciamo così, prima utilizzata e poi non protetta nel momento successivo alla guerra? Quali erano le forze che si contrastavano? Va detto che è un classico degli anglo-statunitensi usare qualcuno e poi dopo mollarlo, quindi non c'è da meravigliarsi di questo. È una metodica. Lo scontro non è tra forze in Italia, lo scontro è tra diciamo, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vogliono che l'Italia diventi una repubblica per tutta una serie di ragioni. La Gran Bretagna vuole che l'Italia rimanga una monarchia per altre tante ragioni diverse. E gli italiani votano, direi dai dati, in maggioranza assoluta
per la monarchia. Il colpo di Stato avviene nella notte, vado a memoria, tra il 5 e il 6 giugno 1946, quindi dobbiamo tener conto che in ogni seggio ci sono i carabinieri e a schede spogliate i carabinieri vanno dal Papa e dicono: Santità, ha vinto la monarchia. De Gasperi corre da Umberto II, maestà abbiamo vinto, perché De Gasperi è il più sfegatato monarchico. Grazie all'inciucio, quello che racconto nel secondo volume, De Gasperi diventa il primo presidente della Repubblica provvisorio, quindi alla faccia della coerenza. Queste cose qua le dobbiamo sapere, perché altrimenti siamo convinti appunto che il cielo sia sempre più blu. Siamo una colonia di nome e di fatto. Quindi le forze in campo, per esempio, non va dimenticato quello che accade nel sud Italia. Ci sono degli scontri furiosi perché dicono che quando emerge la notizia che ha vinto la Repubblica, specialmente nella zona della Campania, in Campania intendo la regione, ma non solo, per cui non è stata una vittoria di popolo. Io non sono un monarchico, non è che sto difendendo, eccetera, sto solo cercando di evidenziare il fatto che per l'ennesima volta il popolo italiano viene preso in giro. Certo, sì, no, anche perché poi ci sarebbe poco da salvare di quella monarchia che così si è comportata e che poi oggi, tutto sommato, se tu pensi che quel tizio lì che canta nei programmi televisivi dovrebbe essere in teoria il nostro re in questo momento, quello che dice mi hanno imparato l'italiano quando ero bambino, ecco, questo, meno male che ho vinto la Repubblica, ma perché se no saremmo messi veramente male. Comunque ti segnalo che un Arturo Ferrara chiede perché Lamberto afferma sempre nei suoi post che tutto finale 2025. Vedi che adesso Ah, allora sì. No, ha chiesto, vedi? No, però a parte gli scherzi, io intanto invito a chiedere, però Paola, che con nome e cognome Amaldi, vedi, dice il 2025 compare in alcuni dei fascicoli confiscati dal giudice Palermo di Rosa Croce, ha un significato cabalistico. Vedi che allora qua a questo punto devi per forza dirci qualcosa perché è stato citato anche il nostro amico giudice Palermo, prego. Giudice Palermo Palermo ex è una giudice, ex persona giudice, avvocato. tanto, è stato anche cortesissimo perché si è speso nella presentazione di un giorno, insomma, una presentazione che abbiamo fatto a Ravenna, c'era lui, Mohamed Konaré e il professor Meluzzi, mi hanno spinto molto questi due volumi, quindi ci mancherebbe. Allora, il giudice Palermo ha una serie di documenti importanti, taluni dei quali li ho anch'io in copia, e in questi documenti ci sono dei simbolismi che fanno capire molto chiaramente che chi ha fatto tutta una serie di azioni, cito in ultimo la porcata del Covid, non ho detto altro, ha un determinato tempo a disposizione, e questo determinato tempo è, diciamo, frutto di calcoli legati a un mondo che si può definire astronomico. Ecco. Per cui, stando a quei documenti, giustamente il giudice Palermo dice 31-12-2025. Io su quella data avevo opinato per un po' perché pensavo all'agenda 2030, quindi ho pensato spesso al fatto che ci fossero 5 anni di differenza. Poi, in tempi più recenti, ho approfondito alcuni studi, quindi posto che solo i cretini non cambiano idea, ritengo che il giudice Palermo abbia assolutamente ragione. Il tempo specifico è quello, anche perché il 1 gennaio 2026 è un cambio radicale numerologicamente, e quindi
non entro ovviamente troppo nel merito, perché questo è un video che può vedere chiunque, quindi mi limito a dire che il giudice Palermo ha ragione. Allora cerchiamo di resistere ancora questi 2 anni, probabilmente se ne inventeranno qualcuna, però anche io ho sempre da tempo sostenuto questa tesi del 31 dicembre 25, quale fine della prima fase, purtroppo, che poi, ecco, giustamente hai citato l'agenda 2030, qui lo dico a tutti coloro i quali si impegnano con noi nel fare politica, ma insomma anche in altri movimenti, in altre associazioni politiche, bisogna però rimboccarsi le maniche, perché dal 1 gennaio 26 al 30 si costruirà il nuovo mondo, ecco, su cui si porranno, ecco, le basi perlomeno di questo nuovo mondo in cui dovremo vivere noi, i nostri discendenti, e quindi lì bisognerà veramente darsi da fare, farsi sentire. Con questa profezia nessuno può dire che non l'abbiamo detto, l'abbiamo detto, ripetuto, terremo questa profezia, questa puntata da mandare in onda proprio il 31 dicembre 2025, così vediamo. Ecco, vediamo, facciamo la replica. Faremo come tutti quegli antipatici che dicono ve l'avevamo detto che era il 2025. Va bene, grazie mille, Lamberto, e ci vediamo poi per la prossima puntata dell'Altra Storia d'Italia. Grazie anche a chi ci ha seguito, mi raccomando, diffondete più che potete i nostri video. Purtroppo siamo sempre sotto quello che viene chiamato con un inglesismo shadow banning, penso si dica, cioè né sui social né su YouTube compaiono spesso i nostri video, quindi cercate di diffonderli amici e parenti in modo da farci conoscere il più possibile. Grazie ancora a tutti e buonasera. Grazie a tutti, buonasera, alla prossima, ciao.